Alessandra, sei pronta per la seconda puntata? Pronta! Che bel vestito giallo! Hai visto? Perché io rappresento Weekend sul Lago in studio e fuori dallo studio. Dai, partiamo, Pippo! Bentrovati cari telespettatori, iniziate a preparare carta e penna per dopo perché parliamo di tutti gli eventi in programma questo weekend e come al solito, prima di guardare al futuro, guardiamo al passato. E allora torniamo al Forte di Fuentes a Colico, dove c'è stato un bellissimo concerto di musiche sull'acqua, noi c'eravamo e soprattutto per chi non c'era, non perdetevi questo reportage. Francesco Senese, direttore Musica sull'acqua, 19ª edizione, ogni anno un successo, come mai? Ma credo che prima di tutto abbiamo la fortuna di vivere in un luogo, in luoghi meravigliosi, e quindi il connubio tra grande musica e tra artisti di primissimo piano a livello internazionale, e questi luoghi sicuramente attira il pubblico e dona al pubblico dei momenti unici e irripetibili. Come risponde il pubblico con la musica classica? È ancora attratto? Beh, direi proprio di sì. Se teniamo presente com'è andata in questi giorni, la risposta del pubblico è molto entusiasta. E abbiamo un pubblico molto vario, anche molta gente che viene dall'estero, perché questo è un posto comunque molto frequentato, soprattutto da tedeschi, e come sappiamo apprezzano molto questo genere di musica. Simone Briatore alla viola, Gie al violino. E per noi, pubblico di Unica TV, ci dedicherà questi 30 secondi dell'inverno di Vivaldi dalle quattro stagioni. Ogni giovedì ci ritroviamo in studio con un ospite. Questa volta è Franco Limonta, assessore alla cultura e all'ambiente del comune di Galbiate, che ci parlerà di un evento veramente speciale e mattutino, vero? Salve a tutti, grazie per l'invito, salve Alessandra. Sì, dalla rassegna dei concerti all'alba, che come assessore alla cultura ho organizzato quest'anno, è la seconda edizione, chiamiamola così. La prima edizione si è svolta appunto l'anno scorso. Però scusi, io la devo interrompere. Prego. A che ora è questo concerto? L'anno scorso si sono svolti alle 5:30 del mattino, pensi. E venivano tante persone. Quindi quest'anno mi sono sentito in dovere di premiare la fedeltà dei partecipanti spostando l'orario di 30 minuti, quindi quest'anno si sono svolti e si svolgeranno più tardi, perché è tuttora in 5 esatto, minuti più in più. Alle 6. Ah, ok. Un orario più umano, diciamo così. Bello, però deve fare un effetto molto particolare. Sì, perché se pensiamo generalmente il momento musicale lo si apprezza alla sera. Nella stragrande maggioranza dei casi i concerti si svolgono in orario serale. Invece appunto la proposta un po' alternativa, in un certo senso coraggiosa e innovativa, dei concerti all'alba è quella di proporre appunto un momento musicale in una fase in cui noi siamo ancora
tra le braccia di Orfeo, no? E quindi insomma non sappiamo ancora bene chi siamo, cosa faremo durante la giornata. Iniziare con un momento musicale veramente aiuta tantissimo il nostro animo soprattutto e la nostra mente a sintonizzarsi con la realtà. Sì, io ci credo molto, infatti mi sveglio sempre presto anch'io. Non sono mai venuta a un concerto, però mi piacerebbe proprio le vibrazioni della musica. Poi lei è un maestro. Sì, sono un musicista, esatto. Quindi è un musicista, quindi ne sa, insomma, sa scegliere le cose giuste per gli eventi giusti, certo. Insomma. Ma da assessore e da musicista, soprattutto l'anno scorso, quest'anno diciamo che il clima sia molto più rilassato e più disteso, mi sono sentito in dovere di aiutare gli artisti che durante il periodo pandemico sono tra quelli che hanno sofferto maggiormente per lo stop dovuto alla pandemia. Avendo questo incarico ho sentito veramente il dovere di dare una spinta propulsiva a un settore soprattutto come quello musicale. E questa proposta devo dire che quando l'ho fatta agli uffici mi hanno dato del pazzo. Ma infatti io pensavo proprio, però quando la proponi, insomma, chi ci crede? Perché dici, figurati se qualcuno si alza. Si alza e invece... la mattina, infatti mi hanno detto, beh, sarai tu il sindaco e poche altre persone. Mentre nel primo concerto dell'anno scorso ricordo con piacere la presenza di più di 70 persone a Villa Vergano, che è appunto una frazione di Galbiate. E via via che la rassegna andava avanti, il pubblico aumentava sempre di più. Che già 70 persone sono tante. Sono veramente tante, ma che arrivavano addirittura da Monza, quindi vuol dire che si sono svegliati alle 4, immagino, per arrivare fino a Galbiate in tempo per l'inizio del concerto. È una bella soddisfazione, una bella rivincita anche per chi non ci ha creduto subito. Assolutamente sì, veramente sì. Ma noi ne abbiamo parlato tantissimo, però non vi abbiamo ancora fatto vedere un pezzo di questo concerto, perché ce ne sono già stati. Pippo, dai, mandiamo in onda un pezzo, qualche secondo di Concerto all'Alba. È davvero incantevole, bellissimo. Bene, sì, innanzitutto poi soprattutto la cornice di Villa Bertarelli, che si presta a questa tipologia di eventi, ha reso il tutto veramente molto gradevole e magico. Quindi un plauso a chi ha suonato, quindi No Borders, che sono un trio composto da voce, clarinetto e chitarra, che hanno proposto, appunto, come abbiamo visto dal video, dalla musica balcanica fino ai tanghi dell'Argentina. E le persone presenti all'evento si sono veramente molto molto emozionate. Sì, perché l'atmosfera del mattino, i colori, l'alba e anche l'assenza di un disturbo, insomma, di inquinamento acustico, esatto, E quel momento, insomma, tra il sonno e la veglia che ti fa percepire le cose in modo soprattutto diverso. Per i musicisti hanno apprezzato molto, perché chiaramente quando un musicista si pone davanti a delle persone ha sempre questa estrema responsabilità. Tu sei davanti a delle persone che o alla sera o alla mattina hanno lasciato da parte le cose che dovevano fare per dedicare il loro tempo a te. Quindi per un musicista è una responsabilità veramente grande. Immagino soprattutto a un'ora del mattino come quella del... Sì, io la penso proprio dal punto di vista invece dello spettatore che in un momento quando sei appena sveglio non hai ancora tanti filtri, cioè sei più anche ben disposto a lasciarti andare, a lasciarti affascinare dalla musica. Farsi inondare da questa...
da questo mondo sonoro. E noi abbiamo detto tantissimo e abbiamo fatto anche vedere il concerto, però non abbiamo ancora detto quando saranno i prossimi appuntamenti. Il prossimo appuntamento sarà il 23 luglio in piazza Giovanni XXIII a Villa Vergano, quindi vi aspetto numerosissimi. E si esibirà un talentuoso ragazzo di Galbiate, Simone Ambrosioni, in arte Caima, che scrive brani suoi, quindi in questo caso avremo anche un concerto di inediti fondamentalmente, quindi non di cover o di riarrangiamenti, ma di brani scritti di suo pugno, un ragazzo giovanissimo di poco più di 20 anni che scrive veramente, ho avuto modo di ascoltarlo, scrive veramente bene, quindi un talento per quanto mi riguarda da spingere assolutamente. Parola di assessore, di musicista, quindi grazie mille per essere grazie stato con noi, Sandra. Bellissima esperienza che spero di fare anch'io presto. L'aspetto quindi. Il grazie. 23 luglio. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo con tutti gli eventi di questo weekend. E rieccoci qui insieme. Siete pronti? Carta e penna, ve lo dico sempre. Questa settimana iniziamo con la cultura, quando venerdì 21 con lo spettacolo con i burattini Pepe Ciro all'avventura alle 21 in piazza Tommaso Grossi a Bellano. Mentre sabato 22 apertura della mostra Volti, la pittura italiana di ritratto nel XX secolo, che rimarrà aperta fino a metà novembre nei weekend nello spazio Circolo di Bellano. E domenica 23 l'incantevole Regata delle Lucie a Bellano. E passiamo allo sport, si inizia subito con un weekend intenso, sabato 22, domenica 23. Iniziamo con il torneo di calcio Telethon Cup Bellano, subito dopo la cena tipica al Palasole con concerto live. E dal calcio alla pallavolo, non perdetevi il torneo di beach volley a Colico sulla spiaggia La Breva. A Bellagio invece la marcia con la famosa Marcia del Narciso, come sempre aperta a tutti. E proseguiamo con il food, gli eventi pericolosi. Sabato 22 si inizia con un aperitivo al Pian delle Betulle a Casargo, l'aperitivo con Old Miners a partire dalle 18. E sempre sabato 22 la cena con le serate gastronomiche dalle 19 al Campo Olcio a Mandello. Sabato 22 e anche domenica 23 la Bellagio Summer Night in piazza San Giovanni. E poi domenica 23 la festa Alpe Grassa Marnio con Santa Messa e poi pranzo tutti insieme. E passiamo agli eventi musicali. Abbiamo già stasera, si parte con le danze, con la serata Liscio al Pala Legnone di Colico alle 21. Sempre questa sera in alternativa per chi preferisce ascoltare che danzare, alle 21.30 in Piazza Italia Mandello, notte al Pontile, un concerto con flauto e pianoforte. E venerdì 21 prosegue il Festival Musica sull'Acqua, appuntamento alle 17.30 presso il Parco Cariboni di Colico e sabato 22 presso Villa Ozio dalle 21. E poi stasera si balla di nuovo, sempre a Galbiate, dalle 21. E noi lo diciamo qui tra gli eventi musicali, ma in realtà ci sarà molto di più. È la Notte Bianca di Civate. Inizia alle 18.30 con le bancarelle. Abbiamo tra l'altro anche una locandina che... Pippo, ce la metti? Grazie. Quindi bancarelle, area divertimento bimbi e concerti in piazza Antichi Padri. Mentre in sala civica saranno esposte le costruzioni Lego realizzate dagli appassionati. Dalle 20 in piazza San Calocero inizia il primo Paglio Canoro, in piazza Garibaldi tutta sera aperitivo con DJ. E sabato 22 concerto musiche da film al Parco Montebarro dalle 21. Sempre sabato 22 gara di canto con le canzoni del grande Lucio Battisti dalle 21 in piazza Leonardo da Vinci a Mandello. In piazza San Giorgio a Varenna alle 21.30 appuntamento con le canzoni dei Pooh, tributo alla band con Goodbye Pooh. E domenica 23, come dicevamo, il magnifico concerto all'alba di Galbiate, non perdetevelo. Grazie per essere stati con noi anche oggi, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 20.40 e mi raccomando, godetevi il weekend.